Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale affronteremo il tema della variante Aurelia, il comitato del no contro l'onorevole Barabotti e chiede tra l'altro un incontro pubblico con le istituzioni. Avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, questa mattina c'è stata la cerimonia per il passaggio di consegne. E poi i medici dell'OPA tornano in Eritrea, opereranno 20 bambini con problemi cardiaci ed effettueranno anche degli screening. E poi parleremo anche di una nuova iniziativa per tutelare il patrimonio napoleonico in Toscana e Liguria. È stato infatti firmato un accordo che si chiama Ombre Imperiali tra 7 enti. Naturalmente altre notizie dopo la nostra sigla. Vi aspetto. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti. Con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Apriamo questa edizione riferendovi della tragedia durante un'escursione di Mario Ciari, 68 anni, di Carrara. È morto oggi per un malore mentre percorreva la via Francigena siciliana in zona Sclafani Bagni nel Palermitano. L'uomo era in compagnia di un amico medico quando ha accusato forti dolori al petto e si è accasciato a terra. L'amico, compresa la gravità della situazione, ha subito chiamato il 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in una zona impervia, ha allertato il soccorso alpino. Un medico arrivato sul posto, grazie all'intervento dell'elicottero della SEUS, ha tentato di rianimare l'uomo, ma alla fine non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A quel punto gli uomini del soccorso alpino, autorizzati dai carabinieri e dal magistrato di turno, hanno raggiunto il luogo della disgrazia, imbarellato la salma e trasportata sulla strada. Il comitato No Variante Aurelia si dice preoccupato riguardo al primo lotto della variante Aurelia, contestando la competenza dell'onorevole Barabotti nella gestione della questione. Il comitato propone alternative e richiede un confronto pubblico con le istituzioni. Ce ne parla Rossella Barattini.
Il comitato No Variante Aurelia ha espresso forti perplessità riguardo la gestione della questione del primo lotto della variante, rivolgendo critiche all'onorevole Andrea Barabotti della Lega, che ha risposto ad una lettera indirizzata invece al viceministro Galeazzo Bignami. Il comitato ritiene che Barabotti non abbia le competenze tecniche adeguate per affrontare un tema così complesso e ribadisce il proprio dissenso verso il progetto proposto da ANAS, che secondo loro non risolverebbe il problema del traffico cittadino, ma anzi, come più volte detto, lo aggraverebbe in zone centrali come via Carducci, la stazione e via Pellegrini. Questo aspetto diventa ancora più critico, secondo il comitato, considerando anche la costruzione del nuovo ospedale di comunità. Il comitato sostiene di aver già avanzato numerose proposte alternative, che però non sono state prese in considerazione. La principale critica è rivolta alla gestione del rischio idraulico, perché l'area interessata dal progetto viene classificata come a rischio molto elevato, contrariamente a quanto sostenuto invece dall'onorevole Barabotti. Il comitato fa riferimento poi a documenti tecnici del progetto di ANAS che indicano chiaramente la presenza di rischi significativi e la necessità di interventi strutturali per mitigare l'impatto idraulico, soprattutto in un contesto in cui fenomeni meteorologici estremi sono sempre più frequenti. Un altro punto critico riguarda l'affermazione da parte di ANAS che non esistono alternative praticabili al tracciato proposto. Tuttavia, secondo il comitato del No, lo studio condotto dall'Università di Pisa su incarico del Comune di avrebbe indicato ben 8 possibili alternative. Il comitato No Variante ha anche sollevato dubbi sull'effettiva convenienza economica dell'opera, ricordando che sia la Regione che il Ministero hanno chiesto una dettagliata analisi costi-benefici. Il comitato si è poi detto disponibile ad un confronto pubblico con l'amministrazione massese e l'onorevole Barabotti per discutere seriamente e apertamente le problematiche legate al primo lotto della variante. Riteniamo, ha poi concluso il comitato, che vista la sicurezza manifestata, il signor Barabotti, insieme a tutti i soggetti così prepotentemente favorevoli al progetto, potrebbero sottoscrivere e pagare una polizza di assicurazione contro i potenziali danni derivati dal primo lotto della variante Aurelia, come proposto dal governo per gli alluvionati dell'Emilia. Torniamo a parlare del porto di Marina di Carrara e dell'attuale accorpamento allo scalo Ligure. Interviene la sindaca Arrighi. Bene l'attenzione bipartisan, ma lo stesso impegno ci sia anche per il piano regolatore. Benedetta Bianchi per i dettagli. Se il Consiglio regionale ha approvato la proposta per riportare in Toscana il porto di Marina di Carrara, ad oggi accorpato alla Spezia, la sindaca di Carrara Serena Arrighi accoglie con favore l'interesse bipartisan per il futuro dello Scalapuano, che conferma essere una fondamentale chiave di volta per uscire definitivamente da una logica di monoeconomia del marmo. La sindaca è chiara: grazie al porto, importanti aziende metalmeccaniche investono sul territorio garantendo migliaia di posti di lavoro. Ma perché continua a crescere e svilupparsi è necessaria l'approvazione del nuovo piano regolatore portuale, strumento che Carrara e la provincia attendono da 43 anni. Il documento consentirà una migliore razionalizzazione delle attività all'interno del porto e permetterà alle realtà economiche di crescere, realizzando per esempio il travel lift. Per questo auspico che l'impegno bipartisan possa continuare fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, dice la Arrighi. Penso in particolar modo alla Lega, che in questi giorni ha mostrato interesse per Marina di Carrara, tanto da presentare la proposta di delibera in Regione. La sindaca conclude poi con alcune richieste per il futuro. Qualsiasi sarà la decisione sulla governance, aggiunge, l'impegno dell'amministrazione sarà quello di avere garanzie di un comune impegno per lo sviluppo dello scalo. Chiediamo un impegno al proseguimento delle opere in corso di realizzazione, ma anche quelle in programma come il lotto 3 del Waterfront. È fondamentale, conclude della sindaca, sarà mantenere a Carrara la dirigenza, l'organica e le professionalità che hanno ottenuto risultati nella gestione del porto. Una cerimonia a tratti emozionante. Il passaggio di consegne tra il comandante cedente e quello accettante a capo della Capitaneria di Porto a Marina di Carrara.
Numerosi gli intervenuti alla cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto, avvenuta questa mattina nella sala dell'autorità portuale a Marina di Carrara. Un passaggio di consegne tra il comandante cedente Monica Selene Mazzarese, destinata ad un incarico presso il Ministero a Roma, e quello accettante Tommaso Pisino. Alla presenza del vice comandante della Direzione Marittima della Toscana, Vittorio Aloi, del presidente della provincia Lorenzetti, dei sindaci di Carrara Arrighi e di Massa Persiani, dei gonfaloni della provincia di Massa Carrara, la comandante Mazzarese si è espressa con vero sentimento di gratitudine per la collaborazione, la coesione e la solerte attività del suo equipaggio e non solo. Ringraziati anche il prefetto Aprea, il questore Allegra, il comandante provinciale dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza, la Croce Rossa e non ultimo il presidente delle compagnie marittime Ghirlanda, del quale ha lodato la passione e l'attaccamento al ruolo. Il comandante Mazzarese ha detto che c'è un tempo per ogni cosa, per fare, pianificare, operare, e c'è un tempo per andare. Il suo tempo, con rammarico, è arrivato, lasciando, è vero, il porto di Marina di Carrara, ma portando con sé il senso dell'appartenenza ad una collettività che l'ha accolta con rispetto e per cui ha sentito forte il valore del senso dello Stato della sua esperienza al comando della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Ha ricordato la piena disponibilità e competenza di tutte le forze di polizia, la prefettura, le aziende che operano al porto e che di concerto hanno affrontato e gestito le emergenze degli sbarchi e i piani di ormeggio. Emozionata, ha ringraziato la sua famiglia e ha invitato il comandante che da oggi, con il passaggio delle consegne, la sostituisce, Tommaso Pisino, a prendere in eredità la stessa condivisione da lei provata, lo stesso entusiasmo e dedizione che il suo equipaggio le ha destinato. Un ricordo è stato rivolto a Gianni Iacoviello, secondo capo Guardia Costiera, deceduto nel 2013 per il crollo delle torri piloti nel porto di Genova. Presenti i familiari. Il comandante Pisino, ringraziando per l'accoglienza, si è presentato con grande umiltà, ma soprattutto con la consapevolezza della grande responsabilità verso un territorio complesso ma ricco di opportunità e in crescita, confidando nel saggio coordinamento del direttore marittimo della Toscana. Egli ha rimarcato il suo impegno nella salvaguardia della vita in mare, dell'ambiente e delle sue risorse naturali, l'attenzione al porto e al sistema portuale, nell'ottica del progresso di questa realtà. Viva la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, viva la Marina Militare, viva l'Italia! L'applauso ha chiuso la cerimonia di avvicendamento del comandante. Sono stati ritrovati questa mattina in buone condizioni di salute al bivacco Fagianelli lungo il sentiero 112 i tre ragazzi di cui si erano perse le tracce da ieri mattina. Due ragazzi e una ragazza, tutte di 26 anni, avevano fatto un'escursione sui sentieri in località Valle Montale nel comune di Bagnone, ma le famiglie non li hanno visti rientrare, così ieri sera intorno alle 23:30 sono partite le ricerche. I cellulari risultavano spenti e l'auto era stata ritrovata all'imbocco di un sentiero. Si è quindi attivato il coordinamento delle ricerche tramite l'unità di comando locale con il supporto di personale specializzato, unità cinofile e la squadra Dedalo del comando di Prato. Presenti anche carabinieri, personale del CAI, il soccorso alpino e speleologico toscano delle stazioni di Carrara e Lunigiana. Questa mattina una squadra composta da vigili del fuoco e personale del CAI ha ritrovato i tre escursionisti che si erano persi a causa della mancanza di segnale telefonico e delle difficoltà di orientarsi nella zona. Questa mattina all'alba è scomparso Gherardo Guidi, lo storico patron della capannina di Forte dei Marmi. 84 anni, è stato colpito da un malore e nonostante l'intervento immediato del 118 per lui non c'è stato nulla da fare. Grande ufficiale della Repubblica, Guidi lascia un'eredità importante non solo per la Versilia ma per l'intera storia dell'intrattenimento italiano. Ad agosto la capannina ha celebrato i suoi 95 anni di attività, rappresentando un simbolo dell'intrattenimento, della vita mondana, della cultura italiana. Guidi ha contribuito a rendere il locale un'icona internazionale, tanto da farne il più longevo tra quelli attualmente in attività.
Nel 2022 aveva pubblicato l'autobiografia Così ho sedotto la notte, in cui raccontava il suo mezzo secolo di carriera nel mondo dell'intrattenimento. Cordoglio da parte del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi. Con profondo dolore apprendiamo dell'improvvisa scomparsa di Gherardo Guidi. La sua passione, il suo spirito imprenditoriale e la sua capacità di guidare un locale, confermandolo un'istituzione riconosciuta a livello internazionale, resteranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua eredità continuerà a vivere attraverso questo luogo iconico che ha contribuito a rendere Forte dei Marmi una delle mete più ambite del turismo internazionale. Condoglianze anche da parte di Antenna 3. Approvata la seconda variazione di bilancio regionale, risorse destinate a sanità, cultura, sociale e sostegno ai comuni. Il presidente Giani annuncia fondi per 49 milioni alla sanità e nuovi interventi per il territorio. Sanità, cultura, sociale e sostegno ai comuni sono al centro della seconda variazione al bilancio regionale approvata ieri dal Consiglio. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha illustrato proprio oggi i dettagli della manovra in una conferenza stampa. Giani ha spiegato che questa variazione, nonostante un bilancio già in buona salute, permetterebbe di coprire i costi di un settore cruciale come quello sanitario. Ha poi evidenziato come l'operazione abbia portato 49 milioni di euro nel bilancio regionale, risorse destinate agli investimenti fatti nel comparto sanitario, precedentemente parte del Fondo Sanitario Regionale, offrendo così un sollievo finanziario al settore. Il presidente ha poi annunciato che 4,9 milioni di euro saranno destinati a Sviluppo Toscana, l'ente operativo regionale, con l'obiettivo di accelerare il lavoro sui fondi del PNRR, sul fondo di coesione e sviluppo e sui fondi strutturali europei. Giani ha anche sottolineato l'eccezionalità della manovra, spiegando che in modo insolito una parte delle risorse regionali verrà trasferita allo Stato, invece del contrario, come avviene di norma. Altri ambiti interessanti sono poi la cultura, la sicurezza e la tutela del territorio. Nel settore culturale il presidente ha annunciato l'assegnazione di ulteriori 10 milioni di euro che si aggiungono ai 30 già previsti nel bilancio. Questi fondi sosterranno importanti istituzioni culturali, tra cui 2,9 milioni per il Maggio Musicale Fiorentino, 2 milioni per il Teatro della Pergola e 1 milione e 3 per il Festival Puccignano. Anche la sicurezza e il sociale riceveranno una spinta, con 1.025.000 euro destinati alla Polizia Provinciale e 1,35 milioni per l'adeguamento del contratto dei lavoratori forestali e per l'antincendio boschivo. Inoltre 450.000 euro andranno a progetti di sostegno alla disabilità, mentre 100.000 euro verranno destinati al Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro. Infine, Giani ha posto l'accento su 800 mila euro destinati alla progettazione dell'estensione della linea 1 della tranvia fino all'ospedale Meyer, con fermate intermedie a Villa di Careggi e all'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologico. Tuttavia, per ulteriori interventi sulla spesa farmaceutica e sull'addizionale IRPEF, Giani ha indicato che sarà necessario attendere la fine dell'anno per una valutazione più complessiva. Per il 18° anno i medici dell'OPA e l'associazione Un Cuore, Un Mondo partono per una missione in Eritrea. Opereranno una ventina di piccoli pazienti ed effettueranno centinaia di ecografie. Sentiamo. Una delegazione di medici, infermieri e tecnici dell'OPA sono pronti a partire ancora una volta per una missione umanitaria per dare cure a decine di bambini, una missione di cooperazione internazionale finanziata dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che vede la Fondazione Monasterio con il supporto dell'Associazione Un Cuore Un Mondo collaborare con Mission Bambini, fondazione impegnata da anni in progetti sanitari e educativi nei paesi più poveri del mondo. Saranno in 13 a partire dall'Ospedale del Cuore domenica mattina all'alba e a loro si aggiungeranno 9 persone di altre cardiochirurgie italiane con destinazione Asmara, capitale dell'Eritrea. A guidare la missione sarà il dottor Bruno Murzi, storico direttore della cardiochirurgia pediatrica dell'OPA, ora in pensione, che ha inaugurato il progetto Eritrea 18 anni fa. Il personale sanitario allestirà una sala operatoria e una terapia intensiva all'interno dell'ex ospedale militare, dove verranno operati circa 20 bambini, alcuni nati con cardiopatia, altri con il cuore malato a causa di infezioni batteriche da streptococco non riconosciute o non curate per mancanza di antibiotici.
I piccoli pazienti resteranno monitorati e quando le loro condizioni lo consentiranno verranno trasferiti nel reparto pediatrico del vicino ospedale di Asmara. Durante la missione, dal 6 al 19 ottobre, i cardiologi eseguiranno anche centinaia di ecografie cardiache per individuare patologie o malformazioni, un'attività di screening che permetterà di individuare eventuali casi gravi da sottoporre a intervento. A accompagnare i medici e infermieri ci sarà anche Aisha, la mascotte dell'OPA, che porterà, oltre a medicinali e dispositivi, colori, adesivi e libri. Restiamo in ambito sanità. Il dottor Stefano Antonelli è il nuovo direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione a Puana e Lunigiane. Risultato vincitore del concorso la direttrice generale della ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, ha firmato la delibera di nomina per 5 anni. Il dottor Antonelli, nato e residente a Massa, si è laureato in medicina e chirurgia nel 1993, poi si è specializzato in anestesia e rianimazione e in farmacologia clinica e ha conseguito vari master. Ha assunto il primo incarico come dirigente medico di primo livello in anestesia e rianimazione all'ospedale civico di Carrara e poi all'ospedale Apuane, dove ha lavorato fino al 2019. In quell'anno è passato all'OPA, dove è rimasto fino ad oggi. Ha partecipato a molte missioni in Africa con l'organizzazione Emergenza Sorrisi Onlus e portando l'esperienza nelle scuole. Il mio obiettivo sarà quello di lavorare in costante collegamento e integrazione con altri reparti ospedalieri, con la direzione e le strutture del territorio, ha dichiarato, anche nell'ottica di un'ottimizzazione della gestione clinica e del ricorso alle cure intensive e agli accessi ospedalieri. C'è la pubblicità, ma ci sono anche altre notizie, quindi a tra poco. Assolutamente sì. Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Monasterio è il centro cardiologico italiano che si prende cura del cuore di tutti, a tutte le età, con tecniche avanzate che migliorano la qualità della vita. In questa grande squadra ognuno gioca un ruolo fondamentale, personale sanitario, ricercatori, pazienti e volontari. Supportaci anche tu, con il tuo aiuto possiamo diventare ancora più forti. Dona il tuo 5 per 1000 a Monasterio, la squadra del cuore di tutti.
Più di 300 giovani si sono presentati questa mattina alla giornata di reclutamento al lavoro organizzata da Informa Giovani e dalle agenzie per il lavoro con lo scopo di assumere temporaneamente fino a 1000 giovani da impiegare durante le 5 giornate di Lucca Comics and Games. Una mattinata intensa di colloqui per permettere a ragazze e ragazzi del territorio di fare un'esperienza lavorativa temporanea all'interno del Festival del Fumetto più grande d'Europa. Anche l'assessore all'URP Moreno Bruni e l'amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi hanno portato il loro saluto. Ombre imperiali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio napoleonico. 7 enti hanno firmato l'accordo per promuovere la presenza di Napoleone in Toscana e in Liguria. 7 enti hanno sottoscritto l'accordo Ombre Imperiali per la tutela e valorizzazione del patrimonio napoleonico. I comuni di Massa, La Spezia, Pontremoli, Sarzana, Ventimiglia, Lucca e l'Unione dei Comuni. Con questa firma hanno segnato l'avvio di un progetto ambizioso di cooperazione finalizzato a promuovere e rendere accessibile il patrimonio legato alla figura di Napoleone Bonaparte presente nei territori della Liguria e della Toscana. Il progetto si propone di creare un sistema integrato di itinerari attraverso strumenti di gestione comuni e l'utilizzo di tecnologie interattive così da coinvolgere un pubblico ampio che include istituzioni, musei, università, centri di documentazione, associazioni, operatori turistici, cittadini e turisti. Quest'oggi ci troviamo qui a Villa della Rinchiostra per un evento importante che è quello della sottoscrizione ufficiale di un protocollo fra diverse città. Cosa riguarda questo protocollo? Riguarda la storia di Napoleone Bonaparte, quindi l'abbiamo chiamato Ombre Imperiali. Perché? Perché ricorda il passaggio, i luoghi, la storia, la parte anche militare dove l'epopea napoleonica del primo impero ha visto coinvolte molte delle nostre città italiane, tra la Liguria e la Toscana, e quindi partendo da Ventimiglia fino ad arrivare a Lucca. In mezzo troviamo La Spezia, troviamo Sarzana, troviamo Massa, Pontremoli, i comuni della Lunigiana, quindi un insieme, una rete di comuni che vogliono fare squadra per valorizzare i luoghi napoleonici. Quindi ecco perché oggi, quest'oggi, vogliamo dare e suggellare questo protocollo, questo patto, questo inizio, questo avvio di questo percorso con una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità civili, militari, religiose della provincia, e fare in modo che questo protocollo possa essere reso noto anche ad altri partecipanti, quindi università, fondazioni, a tutti coloro che possano volere dare un contributo, darci un contributo. Noi cercheremo di attuare questo percorso nel migliore dei modi e dare veramente risalto e fare, quindi valorizzare anche sotto il profilo turistico le nostre città. Tra le attività previste figurano la catalogazione del patrimonio napoleonico, lo sviluppo di itinerari tematici, la creazione di segnaletica e materiali multimediali in diverse lingue, il recupero di strutture architettoniche dell'epoca e la sensibilizzazione degli operatori turistici per valorizzare il potenziale economico dell'iniziativa. Il progetto, che mira a posizionarsi come punto di riferimento culturale e turistico a livello nazionale e internazionale, sarà supportato da finanziamenti nazionali e europei e avrà un impatto significativo sulla valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle comunità locali. Domani, alla fiera del patrono San Francesco a Massa, sarà come sempre presente la Coldiretti con il tradizionale mercato contadino di campagna Amica, con una trentina di produttori e tante novità. In piazza Matteotti non mancheranno lo spazio dedicato ai bambini con il gioco Sgranocchia la pannocchia, il laboratorio di lavanda e il giro in groppa agli asini. E poi la fattoria degli animali con gli animali esotici, un'esposizione di conigli giganti e alcune specie più curiose e simpatiche del mondo. Ma ci sarà anche l'artigianato e chi ancora realizza mestieri in via di estinzione. Lo spazio Arte BVLG a Pietrasanta ospita dal 5 ottobre la mostra Geometria scolpita di Gustavo Velez, scultore colombiano, vincitore del premio Pietrasanta e la Versiglia nel mondo del circolo Fratelli Rosselli. La mostra, progettata con il lavoro di Mutua, Banca Versiglia Lunigiana e Garfagnana e sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi, sarà visitabile fino a domenica 10 novembre ad ingresso gratuito, da martedì a domenica con orari dalle 16 alle 20.
Sono aperte le iscrizioni all'annuale raduno ACI storico Ruote nella Storia, che si terrà domenica 13 ottobre. La carovana partirà dal parcheggio della chiesa della Madonna del Cavatore a Bonascola, luogo in cui verrà ricordato il vicepresidente Luciano Ugatti, recentemente scomparso. A seguire le vetture proseguiranno verso le cave per una visita guidata alla cava Museo Fantiscritti, poi di nuovo in strada fino a Fosdinovo, tappa finale e luogo della premiazione. Per informazioni e iscrizioni potete contattare l'ACI, il numero di telefono è 0585 831943. Il Museo Gigi Guadagnucci partecipa alla 20ª giornata del contemporaneo organizzata da AMACI, che promuove l'accessibilità alla cultura contemporanea. In collaborazione con l'associazione Gioca Mistero, il museo propone Delitto al Museo, una passeggiata con delitto, in cui i visitatori, trasformati in investigatori, risolveranno un mistero interagendo con le opere della collezione. L'evento, pensato per abbattere i luoghi comuni sui musei, mira a rendere la visita coinvolgente e partecipativa. Questo episodio è parte di una miniserie, con il secondo appuntamento previsto il 26 ottobre al rifugio antiaereo della Martana a Massa. Ed ora l'appuntamento con Meteo Puani per vedere le condizioni del tempo previste per domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni del tempo per venerdì 4 ottobre. Cielo molto nuvoloso, coperto lungo la costa e sul fondovalle della Lunigiana, possibili parziali aperture dal pomeriggio. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo le massime nell'interno. Venti moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi di tramontana nelle valli della Lunigiana. Mare mosso al largo, tendente a poco mosso sotto costa. Previsioni per sabato 5 ottobre. Miglioramento con prevalenza di schiarite sulle zone pianeggianti e costiere, più ampie al mattino, addensamenti intensi potranno attardarsi a ridosso dei rilievi. Temperature minime in calo, specie nei fondovalle della Lunigiana, massime invece in apprezzabile ripresa. Venti deboli nord-occidentali con locali rinforzi pomeridiani lungo il litorale, mare poco mosso. Nei giorni successivi, domenica, nuvolosità variabile con schiarite lungo la costa, mentre addensamenti più intensi si formeranno a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione le massime, venti in rotazione a sud-est con rinforzi da lunedì, specie lungo la costa e mare da poco mosso a mosso. Per aggiornamenti seguire il sito www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Non ci sono altre notizie per questa sera. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Antenna 3 è per domani. Mi raccomando, seguite anche i nostri social e sul nostro sito antenna3.tv potete vedere tutti gli aggiornamenti. Grazie ancora e buona serata. Arrivederci.